Orange contro la Provinciale. Siamo a marzo, ultima giornata della prima fase Week Champions Cup. Può essere la partita scudetto per gli Orange FC. Staremo a vedere se sarà effettivamente così. Siamo pronti? Partiamo! Le formazioni, gli Orange con la classica divisa nera con Piludu, Capizzo, Cugliara, Stara, Cogoni, Gabba, Loi, Zedda e l'estremo difensore che è Andrea Canceda. Dall'altra parte la Provinciale che risponde in maglia biancorossa con Andrea Artizzo in porta, poi Simone Pacci, Nicola Ruggeri, Matteo Masla, Zara, Ortu, Mereu, Perra e Galasso. Come detto, siamo solo nella prima decade di marzo, ma sono date già importanti, fondamentali per i primi verdetti della stagione 2017-18 invernale a T-League, perché qualche giorno fa i Tulipani hanno vinto la prima fase Lega Champions Cup over 40 e oggi, adesso, l'Orange FC ha la possibilità di cucirsi lo scudetto addosso. Non sarà però semplice contro la Provinciale. Gioca col 3-2-1 la squadra in maglia biancorossa. Mauro Galasso, corsia a sinistra, la mette nel mezzo, palla che viene sporcata dal vento, rimane lì Daniel Zara, uscita un po' a farfalle da parte di Andrea Canceda e la Provinciale passa in vantaggio con l'incornata vincente da parte del numero 10, traversone che è stato operato, ricordo, da Mauro Galasso dalla sinistra. Cambia il risultato qui alla Futura Sales, la Provinciale passa in vantaggio quando siamo giunti esattamente nel minuto numero 4 della prima frazione, è 1-0. Ancora Zara che sfonda sulla sinistra, mette in mezzo Nicola Ruggeri, 2-0 per la Provinciale. Incredibile, che partenza da parte della squadra in maglia biancorossa. Protagonista Zara che se n'è andato sulla sinistra, l'ha messa poi in mezzo per Nicola Ruggeri che arrivava dalle retrovie, destro di prima intenzione, nulla da fare per la retroguardia in maglia nero-arancione, 2-0 clamoroso. Adesso si fa veramente dura per l'Orange. Corner che sarà battuto dalla sinistra da Maurizio Stara, lo spiovente a cercare Capizzo, allontanata in qualche modo la sfera da Mauro Galasso, poi Daniel Zara parte in campo aperto, gli si fa contro Piludu, Zara lo salta e bello stile, entra in area di rigore, la palla messa nel mezzo, c'è il recupero da parte di Roberto Capizzo che mette la palla in calcio d'angolo. Maurizio Stara cerca l'assist nel mezzo, interessante per lui ed è bravo in uscita Artizzo a dire di no. Va Gabba col destro, interessante, palla che termina vicino alla porta, Marco Perra, siamo già dall'altra parte, corsia a destra, potrebbe mettere in mezzo il pallone, cerca di saltare Gabba, ci riesce, era di rigore, potrebbe andare alla conclusione, salta anche Piludu e poi la conclusione viene rimpallata da Zedda. La palla è poi per Andrea Gabba che ci prova da fuori, palla non di molto, lontano dal palo destro. Marco Perra, limite dell'area di rigore, è probabile che i nero-arancioni stiano subendo troppo la pressione, a questo punto si troveranno intanto Canceda. Che parata sul guizzo in area di rigore da parte di Masala. Si gioca al piccolo trotto, non sembra neanche una partita decisiva per lo scudetto. Marco Perra, attenzione, può entrare in area di rigore, lo fa in questo momento dalla sinistra del bravo Canceda a deviare col piede destro in calcio d'angolo. Adesso attenzione alla conclusione di Loi ed è bravo Andrea Artizzo a dirgli di no. Maurizio Stara, Francesco Cogoni ci prova da fuori, la palla sulla traversa. Adesso attenzione, Cugliara, rete esterna, vicina ancora una volta al gol Orange FC proprio quando arriva il duplice fischio da parte di Michele Cabras. Il primo tempo si chiude sul parziale di la Provinciale 2 Orange FC 0. L'Orange FC sta vedendo sfumare il tricolore, almeno per quanto riguarda la prima fase. Ripresa che è iniziata in questo momento, il parziale, lo ricordo, è di 2-0 a favore della squadra in maglia biancorossa. Il gol degli Orange, non ho visto chi l'ha segnato, accorciano quindi le distanze gli Orange FC quando siamo giunti esattamente al minuto numero 4 della ripresa, il 2-1 della squadra in maglia nera. Ora Zara apre molto bene per Marco Perra in campo aperto, area di rigore, Canceda in uscita, poi Maurizio Stara a spazio, la palla dentro a cercare Cogoni ed è bravissimo Artizzo a dire di no. Ma che occasione questa capitata sui piedi di Francesco Cogoni. Attenzione adesso a giro Piludu,
Marco Perra cerca di saltare Cogoni, ci riesce, ancora Marco Perra, attenzione, al limite, numero su Capizzo, ancora lui, potrebbe andare al tiro, lo fa alto! Capizzo ruba il pallone sulla destra, 2 contro 2, Capizzo avanza, la gioca poi per Giorgio Loi, ora di rigore, la palla sul fondo, l'ultimo tocco però è stato di... Anzi no, mi sembrava che l'ultimo tocco fosse stato di Mauro Galasso, invece è stato proprio Giorgio Loi l'ultimo a toccare, clamorosa occasione a favore... della squadra in maglia arancione, poi da quest'altra parte anche Masla si divora il punto del 3-1. Secondo tempo che sta registrando tante emozioni, Daniel Zara! Daniel Zara sul lancio lungo! Dimenticato il numero 10 d'Alessio Piludu, decisamente colpevole nella circostanza, non si dà pace il numero 2 degli Orange, 3-1 in favore della provinciale. Quando siamo nel decimo della ripresa arriva la doppietta personale per Daniel Zara, tante urla, tanto Zara, ottimo il tocco per Mauro Galasso, era di rigore la conclusione sul fondo. Pronta la punizione battuta ed è bravo Artizio sulla punizione di Giorgio Loi, a dire di no, Giorgio Loi che la mette nel mezzo, Cogoni la toglie, si aggiunge e poi la conclusione bella di Capizzo, la palla che rimane lì stara, non riesce, attenzione la conclusione, la traversa da parte di Giorgio Loi, Zara adesso attenzione in possesso sulla sinistra, la mette nel mezzo per il palo clamoroso colpito da Masala, la palla poi calciata da Ruggeri, ancora Masala, Matteo Davide Masala, 4-1, Masala ha lasciato completamente solo in area di rigore di colpire, non sappiamo se lo dovesse prendere in carico Capizzo, noi siamo più per il numero 11, arriva il gol del 4-1 segnato dalla squadra in maglia nero-arancione. Probabilmente a questo punto gli Orange dovranno affidarsi alle, mi consentano il termine, cugurre per riuscire ad arrivare allo scudetto. Intanto Zara ci prova da fuori, palla che termina nettamente sul fondo, stai minuto. Intanto la traversa colpita da Ruggeri con una conclusione bellissima. Va Zara, palo! Cugliara. La gioca corta per Zed e poi il tocco con un braccio da parte di Simone Paci, calcio di rigore solare. Calcio di rigore affidato ad Andrea Cugliara, Andrea Cugliara è proprio, arriva in questo momento il triplice fischio da parte del direttore di gara, finisce 4-2 per la provinciale, gli Orange a questo punto, intanto bel gesto di distensione a centrocampo tra le due squadre dopo tanto nervosismo e tanti ammoniti, la provinciale batte Orange FC 4-2 e diventa decisivo per lo scudetto Caporn Sporting Sirboni. La provinciale contro Orange FC è finita 4-2, ma noi abbiamo il piacere di ospitare ancora una volta Francesco Cogoni degli Orange FC e Matteo Davide Masala per la provinciale. Innanzitutto chiedo un gesto di distensione bello tra i due dopo che ci sono stati tanti ammoniti, magari una bella stretta di mano ragazzi, e queste sono le cose belle dello sport. Esatto, iniziamo da Francesco Cogoni, sconfitto sul campo, ma chissà se lo sarà nel verdetto finale. Allora Francesco, oggi era decisiva e lo sarà ancora almeno per un'ora, però non avete giocato come se fosse la partita decisiva. Purtroppo siamo partiti male, abbiamo subito un 1-2 iniziale che ci ha tagliato le gambe. Pian piano abbiamo incominciato a macinare gioco, a creare occasioni su occasioni, ma non riuscivamo a buttarla dentro. Poi quando siamo riusciti a accorciare le distanze, un lancio lungo a loro e hanno chiuso la partita sul 3-1 e poi da lì non c'è stata più partita. Niente. Adesso con tutto il rispetto ti farete questi ragazzi qui, se Stefano può anche dargli un attimino un'occhiata, questi ragazzi qui che sono in maglia blu, diciamo, blu mista, che si chiamano Sporting Sirboni, con tutto il rispetto per il Caporn naturalmente. Eh sì, perché dobbiamo... possiamo confidare in loro, se no finisce, cioè come posso dire, non fa tagliare, no. No, finisce male, insomma, no, però no. Poi nella seconda fase magari, qualora dovesse finire male, avrete modo. Nella seconda fase, nel caso ci rifaremo lì. Peccato perché alla fine era la partita chiave questa e non l'abbiamo impattata bene.
Perfetto, grazie a Francesco, in bocca al lupo chiaramente per il proseguo del torneo, per la seconda fase e poi magari chiaramente anche per questo finale di prima fase. Andiamo adesso con Matteo. Allora Matteo, dopo aver visto questa partita, è un peccato che la provinciale non sia arrivata oggi a giocarsi il campionato. Eh sì, purtroppo ci sono state tante mancanze durante l'anno, siamo rimasti senza attaccante, senza centrocampista, portiere, abbiamo subito il gol. Però possiamo avere sempre la miglior difesa, che quello non ci manca, mo vediamo come finisce la fase finale del torneo. Insomma, per la seconda fase finirete nel girone con l'Orange e poi probabilmente con l'Orange e con il Cap Horn, sempre Sporting Sirboni permettendo. Insomma, sarà un girone di prima divisione da leccarsi i baffi. Eh sì, però possiamo fare molto. Sono confidente nelle nostre forze, quindi andremo lontani, ne sono sicuro. Perfetto, grazie a Matteo, in bocca al lupo anche a lui. Andrea Gabba, voto 6,5. Il primo tempo dei Nero Arancio è una roba che vedere un film horror per chi li odia sarebbe meglio. Poi entra il numero 10 e si inizia a vedere qualcosa a centrocampo. Peccato però che si faccia male quasi subito. Goduria temporanea. Simone Paci, voto 7. Altra prestazione sontuosa per il numero 6 biancorosso, che non si accontenta di chiudere gli spazi, ma si dedica anche ad impostare. Quando per Galasso sulla sinistra, quando per Andrea Mereu sulla destra. Infornatore! Andrea Artizzu, voto 7,5. Ormai a stare in porta si è abituato. Sostituire Mirko Murru non è un compito facile. Lui, però, ci mette del suo e risulta ancora una volta il migliore in campo. Decisamente la nota più lieta, ma anche la più sorprendente. Uovo di Pasqua.